Attenzione, ho sentito che stanno iniziando a circolare voci di un possibile ritorno a breve termine del prezzo di Bitcoin attorno ai 20.000 dollari, cioè ai massimi di sempre. Ora, per carità, in teoria sarebbe anche possibile, ma io invece invito ad avere un po' di cautela e adesso vi spiego perché. Guardate qua, questo è il grafico su CoinMarketCap del prezzo di Bitcoin a partire dal 2017 fino ad oggi. In effetti, a fine 2017, più o meno il prezzo di Bitcoin è partito da cifra simile a quelle attuali, quindi circa 7.500-8.000, e in pochissimo tempo è schizzato a 20.000. Ora, l'ipotesi che sta iniziando a circolare è che, visto che più o meno siamo in zona simile, perché qua l'ultimo rialzo è partito proprio da quota 7.500, potrebbe fare una cosa simile. Questo picco avvenne, scusate, a metà di dicembre 2017, quindi l'ipotesi è che anche a metà del 2019 possa avvenire un nuovo picco simile. Ma attenzione! A fine 2017 si è innescata una bolla speculativa. Avete visto che razza di spike fece in solamente 2 mesi? Quella fu una bolla speculativa a tutti gli effetti. Quindi, a mio parere, bisogna assolutamente immaginare che per poter arrivare nuovamente a quota 20.000 dollari a dicembre, cioè entro 2 o 3 mesi al massimo, servirebbe una nuova bolla speculativa. E io ci andrei con i piedi di piombo prima di immaginare che si stia innescando una nuova bolla speculativa, perché queste bolle in realtà sono abbastanza rare. Cioè, di questo tipo di bolle su Bitcoin ce ne sono state solo due, una nel 2013, una nel 2017. Ce ne sono state altre tre in passato, cioè prima del 2013, ma erano un po' differenti. Quindi, per ipotizzare che adesso si possa innescare una bolla speculativa che nel giro di 2 mesi riporti il prezzo attorno ai massimi storici, cioè a 20.000 dollari, secondo me bisogna essere davvero un po' troppo ottimisti. Non è impossibile, ok? Però è davvero molto difficile che si inneschi una bolla di questo tipo adesso. Anche perché se andiamo a prendere il grafico e analizziamo l'andamento del 2017 con quello del 2019, beh, scopriamo che in effetti nel 2017 l'incremento c'è stato praticamente durante tutto l'anno, cioè era partito da quota circa 1.900 circa e poi era passato prima a 2.000, poi a 4.000, poi a 7.500 e poi lo spike finale verso 20.000. Vedete, questa è una crescita iperbolica, questa è proprio una bolla a tutti gli effetti. È vero che più o meno qualcosa del genere è successo nel 2019, ma vedete, c'è una differenza. È partito da circa 3.500, è salito fino a 13.000. Poi è sceso attorno ai 10.000, poi è risceso attorno ai 7.500 e adesso è tornato a 9.500. Quindi vedete che questa curva, cioè questo andamento, quello del 2019, è diverso rispetto a quello del 2017. È difficile immaginarci che quello che è successo in questi mesi del 2017, quando c'è stato la bolla speculativa possa replicarsi nel 2019 solo perché adesso siamo più o meno ai livelli simili a quelli che aveva Bitcoin per l'appunto a ottobre del 2017, perché anche, come potete chiaramente immaginare, l'andamento del 2019 è stato differente rispetto a quello del 2017. Quindi io vi invito ad avere un po' di prudenza e soprattutto a non farvi prendere dall'entusiasmo. Se fate trading dovete mettere da parte tutte le emozioni, tra cui anche l'entusiasmo, e limitarvi a comportamenti razionali, quindi analizzare quello che sta succedendo e cercare di calcolare, immaginare qual è la percentuale di probabilità che possa innescarsi una nuova bolla come quella di fine 2017. E a mio parere, in questo momento questa probabilità non è elevata. Per
Per carità, in teoria le condizioni perché si inneschi una nuova bolla potrebbero anche esserci, ma secondo me non è affatto sufficiente per dire che si innescherà. Anzi, secondo me, visto il confronto tra quello che è avvenuto in passato, la bolla del 2017 e la situazione attuale, è un po' difficile, immaginare che si possa ripetere quello che è accaduto a fine 2017. Ovviamente torneremo su questa questione, soprattutto nel caso in cui il prezzo di Bitcoin salga ulteriormente, ma ci tengo a sottolineare e a dire nuovamente di fare attenzione a non avere troppo entusiasmo, di non essere troppo ottimisti, perché le emozioni in questo settore possono fregarvi. Cercate di rimanere razionali. Poi, come al solito, se avete ancora dei dubbi, delle domande, ricordatevi che potete sempre scrivermi via email, perché via email io rispondo sempre a tutti. Solo non chiedetemi previsioni sui prezzi di Bitcoin, perché io non le so fare e quindi al massimo vi potrei rispondere dicendo che non le so fare. Un saluto, ciao!